penso che sia importante questo progetto che si sta facendo di Comunità R, perché è importante recuperare la memoria di questi luoghi e recuperare le tradizioni, ma anche recuperare il luogo proprio materiale, le case, le cappellette, i sentieri, le fontane, tutto quello che qui era di importanza per il borgo e per la vita rurale. Quello che ho notato da quando sono qua ad abitare è che l'abbandono è in costante crescita. Penso che ci voglia più cultura del paesaggio, cultura del bello e dell'utile. Penso anche che sia importante recuperare tanti saperi artigianali, perché appunto se non ci sono quelli non c'è la possibilità di recuperare i manufatti e ristrutturare vecchie cascine, tanti sentieri, comunque occuparsi del territorio. Quindi ci vuole comunque gente che sia capace di lavorare attivamente. Potrebbe essere utile in un progetto come Comunità R magari avviare delle attività pratiche, dei gruppi di lavoro che possano insegnare insomma anche a dei nuovi abitanti o a dei giovani saperi artigiani che si sono persi. I punti che abbiamo scelto: la chiesa, che meno per i cicognesi è molto importante per noi, poi c'è la cappelletta della Madonna di Re, siccome siamo nel parco ed è dedicato alla Madonna di Re, poi un'altra cappella delle croci là in fondo, il lavatoio e giù sotto c'è la fontana dove abbeveravano gli animali. Dopo c'è il circolo che è stato costruito dai cicognesi. Sicuramente abbiamo visto un cambiamento in questi anni. Noi siamo qui dal 2004 e quindi possiamo assolutamente dire che il flusso della gente è cambiato, è aumentato. Quindi il richiamo che il parco ha avuto in questi anni ha avuto sicuramente un suo effetto. Tutte le strutture ricettive hanno contribuito in questo percorso. Adesso credo che la sfida per il futuro sia gestire tutte queste persone, perché per esempio in questa fascia di media montagna in questi ultimi anni abbiamo tutti visto un decremento di quella che è la disponibilità idrica, e questo per esempio è un problema che in futuro andrà affrontato. Secondo noi bisognerà probabilmente nel futuro arrivare a una specie di numero chiuso, perché sennò sarà troppo alto l'impatto che tutta questa gente avrà sul nostro territorio, insomma.